il razzismo significa attribuire diritti diversi a persone diverse, non in base a quello che fanno, ma appunto a quello che sono, o meglio a un'etichetta che viene applicata e che dovrebbe descrivere quello che sono. Quindi ha poco a che vedere con la razza. Le teorie della razza sono state usate per giustificare delle politiche razziste, ma quello che conta nelle politiche razziste è la discriminazione, non i motivi per cui si discrimina. In realtà che noi siamo africani è la cosa più semplice che si possa dire per riassumere i 200.000 anni di storia di Homo sapiens. Siamo africani perché i nostri antenati vengono da lì, perché i nostri antenati sono rimasti 100.000 anni in Africa, mentre nel resto del mondo c'erano altre umanità, Homo erectus, l'uomo di Neanderthal, e poi da lì siamo usciti portando con noi, nel nostro viaggio migratorio, delle caratteristiche genetiche che si sono sviluppate in Africa e che poi si sono diffuse in tutto il mondo. E questa nostra migrazione è stata così rapida, così fulminea, che da un lato ha portato all'estinzione di tutte le altre forme umane, ma ha portato a diffondere in tutto il mondo delle caratteristiche di base, che sono poi la base genetica comune di tutta l'umanità, quel 99,9% del nostro DNA che ogni essere umano ha in comune con tutti gli altri.